Questo è The Man from the Window contro Poppy Playtime. E c'è Poppy Playtime che ha super paura, mio Dio. Però sta per arrivare il Man from the Window. Guardate che brutto. Però l'ha salutato in modo simpatico. Vediamo se effettivamente è. E dice: oh, sono così brutto per caso? Perché scappi? Vedi, è triste. Però mi sembra strano perché il Man from the Window è molto cattivo. Avete visto questa cosa sullo schermo? Tornate indietro a vederlo e poi scrivete nei commenti se avete visto e ditemi che cos'è. E Poppy Playtime si sta nascondendo insieme al suo amichetto. E sono le due. Adesso fa: entriamo e uccidiamoli tutti quanti. Ed ecco la sua vera forma. Perché effettivamente alle 2 o alle 3 di notte il Man from the Window è proprio così. E li ha trovati. Però sembra ancora gentile. No, questa cosa secondo me è un po' fake. Non è vero. Ok, questo sembra un video molto maledetto. Praticamente c'è questa ragazzina che effettivamente tiene questo orsacchiotto. E c'è la madre che è pure un medico, capito? La stanza era molto fredda. E qui praticamente si è presentato il Man from the Window, che è questa persona qua dietro. Dice: non so come facevo a sapere che ci fosse qualcuno fuori dalla mia finestra. Però lo sapevo, era lì. Me lo sentivo, c'era qualcosa che me lo faceva pensare, no? E questa cosa succede anche a me a volte. Io sento qualcuno che magari mi spia, capito? E non vorrei mai che sia il Man from the Window. Ok, questa è una persona normale, però mi sembra strano. Non è il Man from the Window, oddio. Ma, oh mio Dio, ma che problemi ha questo qua? Lei poverina è straspaventata. Avete visto questo caso sullo schermo? Andate indietro a vederlo di nuovo. Scrivetemi nei commenti se l'avete visto. Questa persona è stata arrestata. E potete solo immaginare cosa ha fatto questa persona. Oh mio Dio. Guardatelo lì che brutto. Questa è la sua vera versione. E qua si presenta di solito alle 3 di notte, che ti guarda dietro la finestra. O almeno così dicono le leggende. Non so se poi è vero. Attenzione, guardatelo come si presenta. Madonna che spavento. Oh mio Dio raga, guardate che schifo. Che brutto. No no no, guardatelo là. Sto guardando sotto il tavolo. No 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 raga, io mi sto scaldando addosso. È bruttissimo. E praticamente arriva sempre dove sei tu. Chissà se esiste veramente. Scrivetemi nei commenti se secondo voi è fake oppure è real questo video qua. Ovviamente loro si sono nascosti perché hanno stra paura i poveri porcellini. Però lui è qua che sta con le sue mani tutte quante. Li sta cacciando, li sta cercando. E prega che non arrivino. E invece è arrivato. È arrivato e come? E l'ha preso ovviamente. L'ha preso. Lei ovviamente è molto triste perché ha preso il suo... probabilmente il suo fidanzato, il suo marito. Però questo... la mamma dice: tranquillo, è solo una storiella. E la poverina dice che l'ha visto davvero fuori. Non era una semplice storia. L'ha visto veramente. Forse questo libro è una cosa reale. E dice: è solo un libro la mamma, non è vero. Però era effettivamente lì. Come avete visto, era fuori dalla finestra. Oh mio Dio. Oh no 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 no. Dice: te l'ho detto mamma, è reale, è reale. Grazie, adesso l'ha visto anche la mamma. E dice: abbiamo solo 5 minuti per proteggerci. E allora andiamo a fare delle cose, a metterci al protetto. Ok, dice: vai al bagno, vai in vasca. Dice: ok, devo fare tutto quello che posso per proteggere. Ok, lo sta guardando e non c'è ancora. Non c'è ancora nessuno. Dio. Dice: ci deve essere qualcosa che posso fare. Ok, sta mettendo il divano dietro la porta. Questa è una buona idea, signora mamma coniglio. Junior, dove è finita? La figlia, dove è finita? Ha detto che si doveva nascondere nella vasca. Invece no, perché sta lì? E questo è l'orologio. 1:59 sta per entrare. Infatti sta facendo boom boom alla porta. Nel senso, la sta cercando di rompere. Ed è entrato in casa. Sono le 2. Ok, ha preso le ciambelle. Sta controllando sotto il tavolo, sotto il letto, nel frigo anche. Magari si prende anche una bistecca. Che buona. È quasi giunto il momento. Allora, tecnicamente io spero che non succeda niente alla bambina né alla madre. Però guardatelo quanto è brutto. Non vede nessuno. E ora tecnicamente dovrebbe controllare nel cassetto sotto. La madre è tipo iper spaventata. Oh mio Dio. Oh mio Dio, no ti prego. No, ti prego. Ha trovato la bimba! Ma allora, la bimba è un po' stupida. Perché non è andata lì nella vasca? E praticamente la mamma piange tutto quanto. E ovviamente la polizia è arrivata. Povera, no. Che schifo, guardatelo qua. Allora, praticamente sto qua sta con un drone. E praticamente sta andando in giro per la sua città con un drone volante, no? E sta cercando di capire effettivamente se c'è il Man from the Window. Però dice che non lo sta vedendo. E dice che... Oh, ehi! Raga. Ok, allora
E se n'è andato. Allora, non so. Allora, scrivetemi se questo video per voi è fake oppure no nei commenti. Io dubito, perché va sempre bene dubitare. Però chi lo sa, magari può essere vero. Ok, tecnicamente si dovrebbe presentare anche qua, nella ferrovia. E lui lo sta guardando sempre con il drone. Vediamo se arriva. Tecnicamente è lì, sta correndo. Ma allora, scusate un attimo, ma che caspita ha in mente questo The Man from the Window? Cioè, poi lui è tipo anche molto spaventato, perché tecnicamente sta qua vicino questa ferrovia, quindi non vorrei mai che arrivasse da lui. Ok, ora sta sempre nella ferrovia. E oh santa Maria. No, raga, dice che ci ha notato e ci ha visto, sa che lo stiamo cacciando. Ok, stiamo guardando le camere di un palazzo, tecnicamente. C'è anche qua il signore, che voi non vedete perché c'è la mia cam. Però tecnicamente può essere che oggi qua si presenti il The Man from the Window. E io non ci credo proprio. No, raga, ma è lui? Ma raga, avete visto? È lui! Aspetta, io non so se crederci effettivamente oppure no. Non lo so, scrivetemi voi nei commenti se per voi questo video è fake oppure è real. Ma guardate di nuovo qua, in questo palazzo. Più che altro, mi fa paura il fatto che effettivamente si muova, che tipo non è che sembri una foto. Quindi, cioè, questa cosa mi fa sospettare. Non è che magari può essere vero? Cioè, non lo so, immagino di no, però chi lo sa? L'unica cosa che so è che questa povera mamma è assolutamente perseguitate, anche ovviamente la figlia, questo Man from the Window. E sono loro che hanno scoperto tutto. Chissà quindi che magari sia la verità. Il The Man from the Window ovviamente si è presentato anche a questa scuola qua. Queste animazioni sono super famose, infatti hanno portato anche altri. Ma non si era mai presentato il The Man from the Window pure qua. Ed effettivamente lui fa, eccolo, è lui. E tipo tutti quanti si spaventano ovviamente. Mio Dio, cioè allora questa ovviamente ha un tono un po' più divertente, ma sappiamo bene che il The Man from the Window è tutt'altro che divertente, tipo super spaventoso. Infatti adesso probabilmente questo zombie farà un orribile fine. Mi dispiace per lei, signor zombie, davvero mi dispiace. Poteva, eccolo, infatti sta leggendo il libro. E un minuto dopo, chi sarà mai, chi si presenterà mai? Eccolo. Che pure su Minecraft, madonna se è brutto, ma davvero, pure su Minecraft. Voi pensate nella vita reale. E gli ha dato un colpo in testa, no. E l'ha fatto fuori, e mi spiace. E non è sopravvissuto a The Man from the Window. E probabilmente nessuno qua ci sopravviverà, purtroppo. Ok, allora in questo video praticamente lui, questo signore qua, è alle 3 di notte. E dice, se vedi il Man from the Window alle 3 di notte, beh, dovresti scappare molto velocemente. Anche perché abbiamo visto dal gioco che lui arriva verso le 2 di notte. Non vorrei mai che alle 3 di notte fosse 20.000 volte più aggressivo e più forte. Sta guardando fuori dalla sua finestra e tecnicamente non sta succedendo niente. Ma bisogna stare molto attenti. E mi sto cagando addosso. Raga, ma io ho sentito un rumore qua. Allora, voi non lo potete vedere, ma aspettate. Allora, tecnicamente qua, vabbè, più o meno, si vede una porta finestra. È effettivamente però una finestra. No, raga, no, vi prego, no. Ma non è che adesso magari il Man from the Window, perché sto guardando questi video, mi sta cacciando. No, raga, aiuto. Andiamo avanti col video. Ok, adesso lui se n'è uscito fuori la porta. Non vorrei mai che adesso ci fosse un vero pericolo, perché il signore qua... No, raga. Giuro, mi sono preso un colpo per sta... Non continuo che è meglio. Vedremo un attimo che caspita. Magari sarà stata mia mamma, non lo so. Però io sento un rumore qua, fuori da questa finestra. Spero che non sia il Man from the Window. E ora vi lascio con una piccola domanda. Non è che magari questo gioco è come il libro rappresentato all'interno? Cioè, praticamente questo gioco magari vuole far uscire la vera storia di The Man from the Window. Perché magari credono, chi ha sviluppato il gioco, che magari possa davvero esistere. Beh, io non lo so. Forse questa è una mia teoria così che mi sono fatto nella mente. Che poi è bellissimo farsi queste teorie. Voi scrivetemi nei commenti ovviamente cosa ne pensate di questa cosa che ho appena detto e anche di tutte le altre. Scrivetemi se anche voi l'avete sentito e mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina per stare protetti tutti insieme da lui e da altri mostri cattivi come questo.